Allora, vediamo di riscaldare questa piazza perché adesso arriva il tanto atteso Sandro Giacobbe, cantante a livello nazionale e internazionale. Dovete essere contenti che questa sera verrà proprio su questa piazza, anche perché noi abbiamo girato un po' tutta la Sicilia, ritenetevi fortunati. E allora, visto che adesso arriverà Sandro Giacobbe, prepariamoci, no? Riscaldiamo questa piazza. Quante sono le donne? Un urlo, uno, due, tre. E vediamo chi comanda in questo paese, gli uomini, uno, due, tre. E insomma, comandano le donne ed è meglio così perché Sandro Giacobbe, insomma, accontenterà voi donne questa sera. Chissà quanti sogni avete fatto con Sandro Giacobbe, vero? E allora, riscaldiamo le ugole. Mi hanno fatto innamorare gli occhi belli. Perfetto. Allora io vi saluta anche questa splendida band di Scacco Matto e buona continuazione con tanta... Alle 11:30 da morte. Tu sei fuoco ed io so che mi vorresti bruciare, ma la voglia che ho di te è ancora più grande del mare. Tutta la vita, lo so, non basterà a consumare il mio amore. Una coperta di stelle ed un falò, io che ti sento arrivare dalla mia pelle, non si cancella più, tatuaggio rimane. Se fosse l'ultima notte insieme a te, potrei anche morire. Amami, amami tutta la vita. Amami, guarisci tu questa ferita. Chissà che a noi succederà come a tante persone che si lasciano perché non si danno più amore, ma tra noi non finirà questa grande passione, perché ogni giorno che vivrò io ti saprò conquistare. Tutta la vita, lo so, non basterà a consumare il mio amore. Una coperta di stelle ed un falò, io che ti sento arrivare. Dalla mia pelle non si cancella più, un tatuaggio rimane. Se fosse l'ultima notte insieme a te, potrei anche morire. Amami tutta la vita. Amami.
buonasera a tutti. Vorrei stringere la mano a tutti, ma sarebbe troppo, sarebbe troppo e sarebbe troppo tempo. Però diciamo che il mio abbraccio è per tutti, veramente un abbraccio forte, grande, immenso, perché siete veramente tanti ed è un piacere vedervi qua. Io sono molto contento di tornare un po' da queste parti, perché ogni tanto arrivo qui, ogni tanto, magari alle volte con il gruppo, con tutto il mio complesso, col gruppo, facendo il concerto proprio quello con tutti gli elementi, ma visto che siamo, lo sapete che siamo in tempo di crisi, cioè si è saputo anche qui, allora siamo un po' in tempo di crisi, no? E niente, sono venuto da solo, no? Insomma c'è Marina Peroni, E allora insomma, come si dice, però non disperate, perché io in crisi o non in crisi canto lo stesso, va bene? Quindi insomma le mie canzoni arriveranno comunque. Allora vi racconterò un po' di cose in questa serata, vi racconterò un po' di cosettine. Se mi permettete vorrei proprio dire una cosa tecnica, proprio perché abbiamo fatto una prova ma poi il gruppo ha suonato. Un po' più di base qui, un po' più di base là, l'altezza ce l'ho io, abbiamo già risolto tutto. C'è problema, va bene? Grazie. E allora andiamo un po' indietro nel tempo e vi ricordate quando c'erano delle manifestazioni meravigliose dove uno poteva scrivere e poi cantare quelle canzoni, tipo il Festival Bar, il Disco per l'Estate, il Cantagiro? Proprio delle, uno insomma, voglio dire, c'erano delle melodie italiane, delle canzoni che poi rimanevano, perché insomma se aveva tempo proprio di impararle bene queste canzoni e magari ci facevano anche innamorare. E qualche ricordo, diciamo, delle nostre, i nostri ricordi sono collegati a tante di queste canzoni, ma non solo ai vostri, perché io ad esempio ho un ricordo bellissimo che è legato ad una canzone che mi ha fatto vincere una gondola d'oro. Allora, una gondola che si è così, una gondoletta proprio. Non è che, poi capito, le gondole, non è che uno dice magari vinci una gondola d'oro, che no, è così. Però quella gondola veniva data alla canzone che nel corso di un anno vendeva più dischi, e quell'anno la canzone che vendette più dischi di tutte, quella manifestazione che era la gondola d'oro, era Il mio cielo, la mia anima. Faccio cose che nessuno le fa, e se tu vuoi dormire io mi sposto più in là, far l'amore o tacere. Se ti stai innamorando,
bene che ho detto che c'è la crisi, ma anche le canzoni a metà adesso è vero, mi sembra proprio. Allora rifaccio l'annuncio, scusate, la base me la alzate un po' qui e un po' lì, la base, le basi, quelle con la musica un pochetto. Sì, l'altezza ce la metto sempre io, non vi preoccupate, la base sono grazie, però prima di fare questo ecco, qui c'è anche il microfono che ogni tanto va via la voce, ma è sempre per via della crisi, una volta c'erano dei cavi di microfono, le volte che potevi prendere il microfono e li facevi fare tutti i giri così, se faccio fare un giro a questo, sai dove parte, arriva il microfono, cioè quelle cose. Ma allora dica, possiamo salutare? Vuol salutare? Sì. Già così vuole andare via? No, voglio scusate, ma la memoria mia, sì. C'è un ragazzino di Sutera. E guarda che guadagnano come spagnolo una mano. No, che già ce l'ho forte le gambe. C'è un ragazzino di Sutera che tutti i pomeriggi mette sui i dischi di Sandro Giacobbe. Oh, vedi? Oh. Quindi noi lo vogliamo salutare. Dov'è? Eccolo là. Eccolo. Grazie. Bravo! Agostino Palletta! Continua così, Agostino, non solo al pomeriggio, anche al Faustino, non solo al pomeriggio, anche al mattino, che fa anche rima. Faustino, mattino. Allora dicevo, volevo dire due cose di me veloce. Non tutti sanno che io sono genovese, sono nato a Genova. E lo so che quando si parla dei genovesi, no? C'è sempre qualcuno che pensa che i genovesi sono un po' tirchi, che sono spilorci. Vedo una signora che fa così, stia attenta alla cervicale, lei. Allora, perché succede questo? Perché vi ricordate Grillo quando faceva il comico, no? Che raccontava che noi genovesi, ad esempio a carnevale, tiriamo i coriandoli con l'elastico così tornano indietro e non si sprecano, e da lì ne nascevano sui genovesi di tutti i colori. Comunque, io posso anche dire che non tutti sanno che mio papà era di Giarre, quindi. Hai capito che un po' di sangue siciliano, ce l'abbiamo e ce lo teniamo stretto quel sangue siciliano. Non tutti sanno che io ho 40 anni. Una rivolta. Siete con testicoli da queste parti. 40 anni di attività artistica. Non so io. E me li sarei portati male i miei 40, ma mi porto bene i miei 64. Vedi? Allora 40 anni fa, dicevo questo per arrivare al fatto che 40 anni fa ho inciso questa canzone, che era una canzone un po' particolare, perché descriveva una storia che nasceva in un giardino proibito. In questo giardino che era proibito, cosa succedeva? Che cadeva il vestito e si alzava. Cosa si alzava che mi guarda così lei? Si alzava l'incoscienza. Perché 40 anni fa non è che potevi descrivere nelle canzoni, sai, oggi con il rap dicono tutto, dicono delle cose che mi vergogno anch'io alle volte di sentire. E invece 40 anni fa c'era la censura. E non è che potevi tanto. Comunque, insomma, non dico altro. Vi dedico, care signore e care signorine, questa canzone, perché è proprio per tutte le persone innamorate, però con un piccolo consiglio. Non presentate mai il vostro marito o il vostro fidanzato alla vostra migliore amica. Non lo fate! Una mia amica l'ha fatto 9 mesi dopo, tre gemelli ha fatto. Stasera sono in vena e ti racconto tutto. La tua migliore amica, chi l'avrebbe detto? In fondo agli occhi suoi brillava un'espressione strana di chi non si accontenta più di una persona sola. Giardino proibito, cadeva il vestito, si alzava la nostra incoscienza. Non dirmi
che adesso quel fatto d'amore inclina la mia trasparenza. Io con lei non vado più, io con lei non vado. Non le ho detto no, in quel giardino proibito ricadeva il vestito, si alzava la nostra incoscienza, ma quell'emozione è durata un minuto e non potrei fare senza. Io con lei non vado più, io con lei non vado. Signora Giuseppina, che quando sono arrivato mi ha detto: Sandro, ma sai che sei meglio da vivo? Ero qui alle prove oggi. Meno male che avevo le mani in tasca, non è per essere superstiziosi, ma per non parlare di un'altra signora che per la puttana ho avuto e ho ricevuto che c'è qualcosa qui. Se volete, se me ne date uno che funziona, magari senza che un po' un cavo, che se no glielo faccio girare, così. Cagno cavo, come devo andare? Vabbè, adesso lo lascio così, poi tanto mentre loro... Un'altra signora che la prima volta mi è capitato, giuro, mi ha detto, non sono capito bene se io ero congelato, poi mi sono scongelato... Ma non ho capito se era un gelato che voleva un gelato, se, non lo... se ero io che ero congelato, che lei voleva il gelato, non ho capito. Non ci ho capito molto, ma quello che ho capito è che suo figlio, che si chiama Jacopo, vuole che gli dedichiamo una canzone. No, è la mamma che la dedica a Jacopo. Ah, la mamma. Certo. Ah. Allora gli dedichiamo questa canzone che si chiama... Basta che non mi dice più che sono congelato. Congelato. Buonasera, sera. Un applauso per non mi ricordo come. Nino. Qua o Nino. O Beppe. O Nino.
Va bene, allora c'è questo piccolo medley con questa canzone che inizia con una. Questa è una canzone che ho presentato a un Sanremo di qualche anno fa e si chiama Io Vorrei. Una canzone che poi ha ripreso anche un cantante che si chiama Cristian Castro, lo conoscete voi? È lui, sì, è suo zio. Praticamente Cristian Castro è il figlio della signora Veronica Castro, quella che fa tutte quelle fiction, quelle novelle, anche i ricchi piangono, i poveri si tagliano le vene, tutte quelle cose. Va bene, allora, io vorrei, beh. Yeah.
Allora sono andato circa un paio d'anni fa da un prete, da un frate, ma non era un prete normale, qualsiasi, era il frate, che si chiama padre Alessandro lui, che gestisce il piccolo coro dell'Antoniano, l'Antoniano di Bologna, sai lo zecchino d'oro, tu lo guardi lo zecchino d'oro? No, sì, scherzi, io c'ho 100 anni, quanti anni hai? 9 anni, che ti metti a vedere lo zecchino? Scherzi, lo guardano i bambini di 5 anni, 4 anni, 6 alle volte. E quindi insomma sono andato da questa, perché gli ho detto guardi padre che io volevo far sentire questa canzone a dei bambini, per i bambini, perché l'ho scritta perché i miei genitori mi hanno insegnato dei valori che mi sto accorgendo che nella vita piano piano se ne stanno andando. Non so se vi capita di vedere anche a voi che le cose di una volta, anche quelle belle, tutte quelle cose dove si parlava anche di cose importanti, no? Di rispetto, di onore, sembra che non ci siano quasi più, ma non so perché, forse perché siamo oramai tutti abituati a correre, o forse perché chi ci comanda, chi ci gestisce, perché è brutto dire comanda, chi ha il potere di comandare, pensa più ai propri interessi, dite che può essere anche per colpa di questo? Boh. Io ad esempio ho sentito ultimamente il presidente Obama in America, che ho sempre rispettato, devo dire la verità, e dice bisogna fare qualcosa perché non possiamo lasciare ai nostri figli un mondo che sta cambiando e che il clima, stanno cambiando le stagioni, piove, vengono giù queste inondazioni, c'è un disastro. Dice bisogna cambiare e bisogna fare qualcosa per i nostri figli. La cosa che mi dispiace è che lo dice adesso che sta finendo il mandato, il secondo. Ma perché non l'ha detto all'inizio del primo e così almeno avrebbe già cambiato e noi non avevamo magari un po' meno di queste inondazioni che arrivano, perché ci stanno distruggendo. Allora questo mi dà un po' fastidio, perché è facile parlare sempre dopo, oppure quando devi essere riconfermato in una carica sociale importante, perché loro gestiscono il mondo e allora noi siamo in mano delle persone che gestiscono il mondo, potrebbero gestirlo un po' meglio. Io credo che forse vivremo tutti più sereni e più felici, chi lo sa? Speriamo. Detto questo, era per riavvicinarsi al discorso dei valori. E io ho scritto questa canzone, si chiama Insieme Noi, perché pensate a un signore che ci guarda da lassù, da un altro mondo, e vede il nostro mondo da lassù che è straordinario, perché è bellissimo il nostro mondo. Come ci arrivi un po' vicino, che ti accorgi di quello che succede, che ci sono c'è terrorismo, c'è guerre, c'è violenza, c'è miseria, c'è mancanza di lavoro, c'è mancanza di umiltà anche da parte di tutti. E insomma, sono tutte queste cose credo che mancano un po'. Allora, padre Alessandro mi ha detto, bene, io questa tua canzone voglio che diventi l'inno del piccolo coro dell'Antoniano. E così è stato. Allora adesso ve la faccio ascoltare, si chiama Insieme Noi, e ad un certo punto sentirete anche questi ragazzini con i quali io mi sono divertito a incidere con loro, Insieme Noi, proprio i bambini dell'Antoniano di Bologna. Insieme Noi.
parlare un po' con te. Sai, si dice che qua giù ci sono troppe cose che non vanno più. Ci sono guerre e si ha paura che domani non ci siano più confini alla cieca crudeltà. Si dice poi di nuove malattie, di grida e lacrime, di rame nelle vie. Ma come fa un uomo, come fa a chiudere gli occhi, a non guardare la realtà? Questa è recentissima perché non so se avete visto ultimamente un po' di trasmissioni dove sono stato in Rai, un po' qua un po' là, e ho raccontato una mia vicissitudine che mi è successa quest'anno, quasi per negligenza mia, perché quando si sta bene, quando si sta bene bisogna andare a farsi visitare, non quando si sta male, come è successo a me. E a momenti ci rimetto la vita. Quindi ricordatevi, fate prevenzione, bisogna farlo quando si sta bene. Lo dico sempre perché è stato proprio grazie alla mia voglia di andare a capire che cosa avevo se mi sono salvato con un'operazione da un tumore. Quindi, cari signori, andate a farvi visitare, specialmente noi che siamo maschietti, abbiamo una ghiandola, si chiama prostata. Ecco, prostata. Quella ghiandola sembra una cazzata. Ma se tu non la tieni a posto, capito? Come voi signore che ci avete il seno, e lì ci sono altre ghiandole, e andateci ogni anno, perché poi dopo sono cose brutte, perché è più faticoso. Invece se si fa prima, come si dice, prevenire è meglio di bravi. E allora bisogna fare così. E dopo questa brutta avventura, cosa è successo? Che Marina
ha scritto un testo. Ha scritto un testo che racconta un po' la nostra storia, ma ha un titolo che è una speranza per ricominciare. Si chiama Ali per volare. Io ho fatto la musica e abbiamo così raccontato un po' la nostra storia, perché molti dicono che tra Marina e me c'è qualche anno di differenza. Ma mi sembra che c'è qualche anno di differenza. Voglio dire, perché dimostriamo tutti e due i nostri... No, voglio dire, lei deve cercare di rimanere un pochino più, perché sennò poi mi invecchia troppo. No, ma quando mai? Va bene, allora la dedichiamo a tutte le persone che... Abbassate un po' il suo microfono, grazie, qua, così almeno non c'è questo. E volevo dire che praticamente la dedichiamo a tutte quelle persone innamorate che abbiano un anno o 30 anni di differenza, non importa, perché l'amore quando esiste non ha età, vero? Vai! Sei adesso che c'è lei, risveglia anche il mio cuore. Che strana vita sei, ci prendi e poi ci dai, sei come un temporale. Sai da quando sto con te tempo vola via e non lo so fermare, ma tu rimani come sei, anch'io ho paura, sai, ma voglio andare.
E lo so, il bacio qui è proprio doveroso, perché avete presente l'ultima festa di Sanremo, quando Albano e Romina hanno cantato insieme e Carlo Conti ha chiesto se Albano dava un bacio a Romina, che lui si è rifiutato, proprio una cosa. Oramai pensa, l'ama talmente tanto che si rifiuta anche di baciare. No, scherzo. Invece io ho visto, nemmeno me lo sono fatto dire, anzi vi posso dire, io canto questa canzone per dargli il bacio, mica per me. Dopo Albano e Romina, Albino e Romana, eccoci. Allora, andiamo poi indietro, dove andiamo? Non lo so. Andiamo a parlare, parlavo di Sanremo e vorrei parlare di una canzone che io ho presentato al mio primissimo Festival di Sanremo, esattamente nel 76 avanti Cristo, una cosa fu un po' in là nel tempo, Allora in quell'occasione io raccontavo una storia che ero andato così una sera a prendere la ragazzina con la quale uscivo e lei non c'era. C'era sua... Cioè lo sapete tutti, lo sanno. È arrivata anche qua sta notizia. Vabbè, allora non c'è, c'è la sua madre. Allora sua madre dice, vabbè adesso arriva, tanto facciamo un caffè. Vabbè, ci faccio un caffè io. Non arrivava, allora dice ti faccio un altro caffè. Ma non è tutti sti caffè, uno poi sta male. Allora io adesso non è che mi ricordo bene tra un caffè e l'altro cosa sia successo. Non mi ricordo, assolutamente. Però poi c'è scritto questa canzone. Piove da qualche minuto, ti guardo e mi sento sfinito, mentre non riesco a spiegare cosa mi è capitato. Era una sera normale, ero venuta a cercare, non c'eri, però con tua madre mi misi a parlare. Adesso hai capito perché
Mi fate vedere le vostre mani? Tutte le mani su, tutte. Due mani a testa, non fate come i genovesi, tirti. Allora, proviamo a fare questo movimento, perché questo movimento che deve venire benissimo per questa canzone, ora veloce, velocissimi più che potete. Grazie a tutti, buonanotte. Sulla nostra casa la burrasca già scompiglia al mare, ma sto naufragando anch'io, non so dimenticare chi non m'ama più. Le regole del gioco le rispettate poco, e di notte io non mi addormento il sonno, come fino qui a immaginarmi ancora quando c'eri tu. Perché ci stanno, eh? Ci stanno. Allora, intanto io vorrei ringraziare il sindaco che ho conosciuto prima, il signor sindaco, e l'amministrazione comunale, perché hanno organizzato questa serata che credo riuscitissima, e quindi secondo me si meritano un applauso veramente grandissimo. Poi il sindaco, se da qualche parte vuole venire anche a dire dov'è? È in cielo, dove è andato? Ah, è sopra, qui nell'ufficio. No. Si è perso. Ma se vuole venire a dire due parole e a salutare, credo che sia una cosa molto bella, perché siete veramente tanti e due parole credo che ci stanno bene. Poi, dobbiamo salutare? No, dobbiamo sempre ringraziare il Comitato Festeggiamenti di Maria Santissima Assunta, di certo. Buon pensiero, ovviamente. E poi ha già detto tutto lei, maestro, quindi io... Ah, ma era la quella... Sì. No, scusi, manca ancora? No, ma io sto parlando qui
degli abitanti del luogo. Ah, del luogo. No. Nilo Randello, che è il nostro manager qui, che è lui che mi ha chiamato per stare con voi, e quindi un applauso a Milo, che quest'anno, pensate, la sua agenzia compie 10 anni di grandi avvenimenti, di grandi concerti, di grandi spettacoli in giro. Quindi ecco il sindaco che arriva, io lo inviterei qua con il vostro applauso. Complimenti. Niente, io, come tu dicevi, siamo in un periodo di crisi, sì. È stata dura organizzare questa serata, e io devo ringraziare il mio amico Melo, che veramente con tanti sacrifici, forse non ci ha preso neanche i suoi, e mi ha organizzato questa serata, che noi l'abbiamo dedicata soprattutto ai nostri cari emigrati, che ogni anno ci onorano della loro presenza. Io volevo approfittare in occasione proprio per gli emigrati di ricordare che dopodomani abbiamo la gita. Qualcuno non è riuscito a prenotarsi, e volevo dire che anche se domani, se potete ancora fare in tempo tra le 10 e le 11 e mezzo di prenotare, non vi preoccupate se qualcuno ha detto che non c'era più posto, prendiamo un altro pullman, noi per voi faremo questo e altro, non vi preoccupate. No, assolutamente, noi le serate, questi festeggiamenti soprattutto le facciamo sia per i nostri concittadini, ma per i concittadini che tornano con tanti sacrifici dall'estero, quindi è chiaro che non possiamo lasciare qui persone che magari per mancanza di tempo, per sbadatezza, non hanno potuto prenotare. Quindi domani potete farlo tranquillamente, va bene? Allora approfitto ancora per ringraziare tutti e augurarvi ancora un buon soggiorno qua, sperando che quello che abbiamo organizzato e quello che speriamo di organizzare nei prossimi anni saranno sempre di vostro gradimento. Grazie a Sandro che ci sta onorando della sua presenza. Io ti prego di continuare ancora con qualche canzone, in modo tale che io spero che non sia finita la serata, dai. Grazie Sina, grazie, se sapevo non ti facevo salire. Vedi che belle cose, uno fa, dice. Va bene, allora c'è una. Vi faccio sentire una cosa, vi voglio parlare di una cosa che mi sta molto a cuore, perché voi sapete che io alleno la nazionale cantanti, no? Sono stato calciatore per tanti anni, poi da qualche anno a questa parte mi dedico anche a fare l'allenatore, quindi mi diverto ogni tanto a tirare le orecchie ai Rosso Ramazzotti che fa la punta, Luca Barbarossa che fa la punta, Paolo Meneguzzi che fa la punta, Pupo che fa la mezza punta, Gianni? E com'è Gianni? Gianni Morandi? Che sono. No, non sai perché? Perché Gianni è un po' il fratello di tutti, no? Lo zio, il papà, il nonno, perché adesso sono. C'ha più anni lui dell'intrepido, eh? Non è che voglio dire. Allora, dicevo, nazionale cantanti. Perché insomma con la Nazionale Cantanti abbiamo fatto delle cose straordinarie. Pensate soltanto nelle ultime due partite a Torino, allo Juventus Stadium, abbiamo raccolto una cifra come è vicino ai 4 milioni di euro solo in queste due partite. In 35 anni abbiamo raccolto 85 milioni di euro, sono andate a tante associazioni, ma io voglio parlarvi solo di un'associazione, che è quella del Candiolo di Torino, che fa ricerca, e vi do solo un dato, 30 anni fa veniva a mancare l'80% di persone colpite da tumore. Grazie alla ricerca, grazie a Istituto Candiolo e a tanti altri che fanno ricerca, oggi
si salva l'80% colpito da tumori. Questo vuol dire che la ricerca è una cosa da sostenere sempre. E insieme alla ricerca anche tutte le persone che fanno volontariato, che dedicano un po' della loro vita proprio a chi nella vita è stato meno fortunato. Quindi c'è un piccolo medley che dura 2 ore e un quarto, mettetevi comodi, della Nazionale Cantanti, e lo facciamo partire così. C'è qualcheduno che ne fa parte, qualcuno che non c'è più, però sono tutte canzoni che potete cantare veramente a squarciagola insieme a noi. E poi facciamo ancora 2 cose, e poi verso le 5 domani mattina portano i cornetti, il cappuccino, cioè. Vai! Attesa di un lieto
esiste l'amore. Non esiste l'amore. L'amore è una strada. Marina è una strada. Con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere. Ci facciamo male e la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa? Quando si ama davvero? Cosa è? Mistero! Siete amici del sindaco, eh? Devo dire che questa mia meravigliosa avventura, quella di fare il cantautore, è iniziata davvero 41 anni fa e forse anche qualche anno prima, quando andavo in giro a fare il cantante e il chitarrista nei vari gruppi dove potevo andare a farmi sentire. E non ho dimenticato come era bello quell'attività e quella voglia di avere successo. Stasera ho sentito dei ragazzi che sono molto bravi, che hanno suonato prima di me, suonato e cantato, ai quali io vorrei che voi dedicaste un bel applauso, perché solo sono meritati. Poi scrivo una canzone
che mi ha cambiato un po' la vita, ma me l'ha cambiata in tutti i sensi, perché io ho scritto una canzone che parlava di una signora. Signora mia, signora mia. Questa signora aveva un marito e suo marito faceva il fornaio. Allora è andata a finire che, siccome facendo il fornaio, lui la sera alle 10 usciva, andava nel forno, 10, le 11, si era messo in testa che io avevo una storia con sua moglie. Ma secondo voi io potevo avere una storia con sua moglie? Voglio dire, cosa fai? Mai avrei potuto farlo. Insomma, vi dico brevemente come è andata a finire. Ho dovuto cambiare casa perché se no mi ha detto qui a schifo finisce. Allora, a un certo punto però ho deciso del bene, voglio mettere a frutto questa bella esperienza e ho scritto questa canzone che inizia in questo modo. Imagine.
Non vi fermate allora, dai! Vediamo di prendere il tempo! Più o meno! Qualche piccola emozione, vado via che raccolgo sempre tantissimo, perché poi mi accorgo che c'è un affetto, che c'è un bene, che c'è un calore straordinario nei miei confronti, e questo è una cosa meravigliosa che io percepisco e che mi fa dire soltanto grazie. Grazie di cuore, grazie a tutti, alla prossima occasione. Ferragosto è finito, ma l'agosto va avanti, quindi divertitevi, specialmente chi è qua, come diceva il nostro sindaco, in vacanza, fate delle vacanze meravigliose. Io vi saluto perché domani sono al freddo, domani veramente mi dispiacerà
questa temperatura, perché sono vicino al Terminillo a Roma e poi torno su al nord a casa, perché ho un concerto anche lì un po' in alto, perché siamo sulle colline di Genova, ma vi porterò nel mio cuore perché siete stati straordinari. Grazie, ciao, grazie a tutti, ciao.